Come sempre iniziamo con un buongiorno a tutti i bambini e a tutti i loro genitori e i loro maestri e maestre. E oggi Polinote, insieme a FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, vi racconta il quarto episodio di Ica la Kalimba. Fate bene attenzione perché sta per arrivare un nuovo strumento, un nuovo personaggio che è anche il più grosso della compagnia. Andiamo subito a scoprire qual è. A questo punto della storia, bimbi, i nostri amici erano già un bel gruppetto e ciascuno con i propri sogni nel cuore, ma lo stesso grande desiderio di suonare insieme voleva proseguire questa avventura. Stava per scendere la sera e tutti insieme si fermarono per godere lo straordinario tramonto della loro terra. Ma ancora, le sorprese non erano finite. Infatti, ecco spuntare tra i rami di un grosso baobab un'elegante e anziana maraca, tutta in legno, con due grandi occhioni. Era Lenù, la maraca più saggia che esistesse in tutta l'Africa. Tutti sapevano sin da bambini della sua esistenza, ma a pochissimi era capitato di incontrarla. Suonò tre volte e il suo suono fu incoraggiante per tutti. Poi disse: «Ragazzi, sta per arrivare ciò che a voi sembrerà un pericolo, ma vi prego di non fidarvi delle apparenze e di aprire il vostro cuore». Lenù suonò tre volte ancora e poi sparì tra le fronde dell'albero. Ica subito domandò: «Lenù, ti prego, spiegaci cosa vogliono dire le tue parole. Chi è che sta per arrivare? Dobbiamo preoccuparci o no?» Ma Ica non ebbe nemmeno il tempo di finire la sua domanda, perché Lenù era già sparita e subito dalla vicina giungla si sentì arrivare una musica di tamburi con un ritmo molto potente, mista dei versi di animali che potevano essere anche molto grossi. Chiquito e Chiquita cominciarono a tremare forte forte. Eh sì, il coraggio non era esattamente il loro punto forte. E Bimbo e Bugno si erano già nascosti. Un grosso tamburo arrivò con suoni così forti da far balzare fuori il cuore dal petto di zucca anche alla povera Ica. E disse con fare maestoso: «Io sono Jumbo, il tamburo più potente d'Africa, e sono venuto a cercare due legnetti che sono scappati dal villaggio. Si chiamano Bibo e Bugno. Ho attraversato la giungla per loro e sono stanco, grosso e pesante. E non procederò, ma ho l'ordine di Saetta, il capo del villaggio, di ritrovarli e riportarli alla comunità. Non ci sono abbastanza strumenti per tutti. Perciò ditemi subito dove sono. So per certo che li hanno visti con una kalimba e due maracas. Perciò o me lo dite o porterò voi al villaggio al posto loro». Ica, alla quale non mancava assolutamente il coraggio, rispose tutta d'un fiato: «No, no, 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 no! Mi dispiace, ma noi non abbiamo visto nessuno e non verremo con te da nessuna parte, perché sei arrogante e presuntuoso e noi, quelli come te, proprio non li possiamo sopportare. E poi abbiamo deciso di vivere liberi. E ricorda, caro coso, come ti chiami, che fare la spia non sarebbe per niente carino».
E comunque, ciao, io sono Ika, nel caso tu voglia diventare mio amico, tu sei Jumbo, giusto? Io sono Jumbo! Calò il silenzio. Bibo e Bugno spuntarono fuori. Eccoci! Ci hai chiamato? Siamo qui! Non vogliamo che i nostri amici finiscano nei guai per colpa nostra. Non è giusto. Torneremo al villaggio con te. Fai di noi ciò che vuoi, ma non te la prendere con loro. Jumbo rimase impietrito dal coraggio e l'altruismo dei due legnetti e invece di portarli via disse sottovoce: siete tutti piccoli ma coraggiosi e per questo vi ammiro e anche vi invidio. Tornerò da solo al villaggio e dirò a Saetta che non vi ho trovato. A me non potrà fare nulla, ma io saprò che voi siete liberi e quando suonerò vi terrò nel mio cuore. Piacerebbe tanto anche a me avere amici come voi. Addio. Ma proprio mentre Jumbo si stava preparando a ripartire, Bibo e Bugno gli saltarono sopra, sbaciucchiandolo da tutte le parti e ringraziandolo. Jumbo, ti prego non partire, suona con noi e rimani con noi. Abbiamo bisogno di uno grande grosso come te. Dai! Bene bimbi, visto che è arrivato Jumbo nella compagnia, oggi utilizziamo un po' i tamburi e i nostri due amici legnetti, Bibo e Bugno, che faranno insieme una passeggiata fatta da due suoni e due pause. Ascoltiamola bene e facciamo proprio con loro due passi e poi ci fermiamo per due pause. Poi la possiamo riascoltare inserendo i suoni dei legnetti e dei tamburi nella nostra camminata.